fare una considerazione su quello che
Adesso noi possiamo dare uno strumento tanto di confronto per i singoli comuni. Questo ovviamente rende orgogliosi per il lavoro che hanno fatto tutti le persone che stanno affrontando in città. Grazie e buon lavoro. Pensiamo così del Presidente, passiamo di nuova parte per la tecnica, abbiamo approvato la gestione che oggi per il dirigente del servizio benessere e quello che
impatto sulla cittadinanza diventa assolutamente diverso. E quindi questo è il motivo, piano si divide come tutti i piani, sono componente strutturale, no? Componente programmata, soffermo molto su queste cose, diciamo cose che ho ricordato a te, perché conosce la comunità, perché la componente strutturale sono in sostanza la componente dei varianti, mentre la componente programmata legata al piano strategico è quella programmata di durata di 3 anni, quindi una componente che in sostanza ha come il tempo come fattore dominante, mentre invece la programmata la componente strutturale è una componente a tempo indeterminato, cioè rappresenta quelle che sono diciamo, la struttura e dei varianti a punizione legislativa del progetto. Ecco, quindi diciamo, torniamo quindi al concetto che prima vi dico, anche se in modo piuttosto generico, il concetto che, di definire tutta la pianificazione di città metropolitana e come il piano della metropolitana è una componente della pianificazione strategica metropolitana. Abbiamo detto che diciamo, la strategia, diciamo, si compone sostanzialmente di 3 elementi cardine. Il piano strategico triennale, che è stato già oggetto di approvazione ed è ora in corso un aggiornamento 2022-2024, è stato discusso nell'ultimo consiglio, sarà ripreso nel prossimo consiglio. Poi c'è ovviamente l'approvazione del piano territoriale e territoriale, che già ha avuto una sua genesi, nel senso che è partito già con un progetto charter, poi c'è stata l'approvazione quindi l'aggiudicazione del supporto consulenziale del piano strategico, e c'è stato con la delibera 298 del 2022 l'approvazione del progetto preliminare. Poi c'è il terzo piano, diciamo, si interfaccia con il piano territoriale metropolitano e il PUNS. Il PUNS è diciamo, un elemento anche abbastanza cardine del piano. Questo è stato anche questa attività della pianificazione strategica e ha avuto diciamo, una sua definita approvazione con la delibera del 2008 e del 2022. Quindi sono attività che se voi infine, non ultimo, non trascurate anche ovviamente l'approvazione del piano di protezione civile. Tutti questi 4 piani hanno la necessità di parlarsi tra di loro. Quindi sono tutti quanti, devono essere tutti quanti coerenti. Il problema quindi ci rendiamo conto che diciamo, c'è un impatto pianificatorio concreto che la città metropolitana sta portando avanti e ha avuto il suo effettivo sviluppo dal 2020. Anni, diciamo vediamo anche il 2023, ci sarà la pianificazione territoriale a tutti i livelli, trasportistico, diciamo, di pianificazione territoriale e di sviluppo del territorio attraverso il piano strategico. Ritorniamo quindi, ho fatto questa breve premessa perché altrimenti non si comprende diciamo, la visione generale della città metropolitana, ma ritorniamo a PTM. PTM si può condensare, no, anche se si può andare semplicissimo, in 2 grandi aspetti. PTM è diciamo, un piano condiviso e partecipativo, e quella di oggi è la iniziale probabilmente testimonianza. Non è possibile pensare di impermeare l'identità metropolitana se non abbiamo la condivisione da parte di tutti gli stakeholder, ma in primis il primo stakeholder è il cittadino, quindi da parte di tutti, per affinché si partecipi al processo formativo del piano. La seconda diciamo, parola che abbiamo fatto sempre è l'identità metropolitana, l'identità metropolitana che si vuole mancare. Cioè, in sostanza noi il cittadino, capisco che è secondo me la chiave principale del piano. Oggi ha 2 riferimenti fondamentalmente. Il comune, naturalmente, che è l'ente territoriale di primo impatto,
e la visione dell'ente correttore. Quindi sembrerebbe quasi che la città metropolitana e un ente intermedio abbia una fase esclusivamente di, come dire, di importanza e di incidenza tra gli eventi, ma non ha un diretto impatto di cittadino. Ora, sviluppare la sostenibilità metropolitana è, diciamo, l'ambizione di questo piano, cioè di fare in modo che il cittadino si accorga dei processi e soprattutto dei progetti metropolitani. Questo è l'elemento che il piano strategico e il PCM devono conseguire. Se non riusciamo a raggiungere questi due obiettivi, abbiamo in qualche modo fallito. Speriamo. Percorso istituzionale, vabbè, stavolta l'ho già ripreso prima. Il progetto criminale, come si compone? Diciamo, io sto brevemente illustrando e poi diciamo, gli altri componenti del tavolo di discussione illustrando nel loro dettaglio. Diciamo, composto con un piano, diciamo, il piano di comunicazione e partecipazione che abbiamo detto che è un piano trasversale, e il piano trasversale si compone a livello di progetto terminale con il progetto programma, con le reti di lancio che oggi stiamo, diciamo, inaugurando, poi la partecipazione digitale dei cittadini attraverso la piattaforma Partecipa, quindi abbiamo la necessità che il singolo cittadino interloquisca con quelle che sono le loro idee, anche le loro proposte. E poi i pochi meeting che sono, diciamo, cinque laboratori tematici che faremo con tutto il territorio metropolitano, che si svilupperanno dalla metà marzo fino, diciamo, al 22 marzo. Naturalmente poi successivamente, sempre stiamo parlando di partecipazione, naturalmente, avremo un evento ultimo in cui verrà rappresentato il PCM, poi ci sarà il forum metropolitano, poi ci sarà anche la raccolta delle osservazioni, quindi il parere motivato della VAS e, diciamo, gli altri pareri successivi. Infine ci sarà l'affollazione del documento finale del PTM con un ulteriore evento pubblico, quindi ci rendiamo conto che questo, diciamo, è un piano del piano, cioè quello di creare quello che dicevo prima, l'identità metropolitana, è basato sulla comunicazione. Quindi l'elemento fondante del piano, l'elemento fondamentale sarà naturalmente la comunicazione. Vediamo, diciamo, qual è il progetto preliminare, rappresenta un quadro positivo, una sintesi critica degli scenari, poi la rapporto ambientale che già abbiamo inoltrato alla regione, quindi siamo, già abbiamo inoltrato anche i questionari degli scali e siamo già venuti in riscontro. Naturalmente per la tua provincia. Come, diciamo, si sviluppa come si potrebbe sviluppare in sostanza il PTM? Naturalmente qui c'è una prima riflessione da fare, ed è una riflessione di carattere politico, oltre che tecnico. L'amministrazione si è dotata di dei danni, attualmente, diciamo, in qualche modo si è stato dato un piano di indirizzo di 5 anni, però in realtà gli anni devono essere in qualche modo concordati con la regione. Ora accade una criticità, qual è che la città metropolitana ha avuto una grossa deflessione dalla data proprio nei prossimi anni, non sono rose dal punto di vista democratico, cioè esiste, diciamo, soprattutto da parte dei giovani. Io, come avete detto, la brochure che abbiamo in qualche modo abbiamo mandato, c'è una bella fotografia in cui si rappresenta praticamente come nel giro degli ultimi 20 anni in città metropolitana il rapporto giovani e anziani si sia ribaltato. Questo cosa accade? Che naturalmente pensare ancora a costruire
città metropolitana è pura follia, ce ne troveremo, questo però dovrebbe essere, come dire, lo spirito da parte di tutti i sindaci, di tutti i territori, perché oggi noi quando noi andiamo a venire proposto un punto in cui si dichiara la necessità di fare un rimando delle azioni, ecco, questo mi imbarazza moltissimo, perché in sostanza si direbbe l'inefficacia del messaggio che finora è passato, e quello che dicevo prima, la comunicazione, non può restare nelle stanze di singoli uffici, ma deve arrivare al territorio, perché ormai questo approccio, questa tendenza che è cronica di città metropolitana deve essere recepita anche non solo a livello istituzionale, ma a livello di singoli cittadini. Cioè, pensare oggi di costruire molti, fare nuove comunicazioni, di consumare del suolo per intenderci, è l'elemento più abbastanza che può esserci, l'utilizzo di questa parola per chi, quello su cui dovremmo puntare è esclusivamente rigenerare, la parola rigenerazione è l'elemento sul quale noi dovremmo, diciamo, costruire il nostro piano. Allora, ritornando, diciamo, al discorso dei danni, i 5 anni dovevano essere sicuramente in qualche modo declinati fra città metropolitana, regione e naturalmente comune, ma nel momento in cui questo accordo politico non risulta essere più attuato, non riesce a attuarsi, perché diciamo, le scelte sul territorio spesso confliggono con la politica, non, questo non può prefigurare il fatto che il PTM non possa essere costruito. Allora, lo abbiamo comunque pensato di fare con, diciamo, eliminando le cinque suoi oggetti, eliminando le cinque suoi oggetti e creando dei dati sulla base di che cosa? Sulla base, naturalmente, dei progetti, cioè, è il territorio che ci chiede di costruire i dati. Allora, primo progetto importante, sul quale si fonda la conoscenza del territorio con i programmi dati. I vecchi programmi dati hanno, diciamo, rilevato già una prima organizzazione del territorio. E qui, in particolare, mi riferisco al master plan territoriale Donuzzi, in cui sono stati coinvolti i comuni territoriali Donuzzi, da Pozzuoli, Monte di Procia, fino a Giugliano. Poi, l'ambito della terra del fiume, naturalmente ha già una serie di progetti molto progressivamente molto importanti, sempre ribadisco di recupero. Poi c'è il grande progetto che oggi va a Pompei, quindi tutto quello, l'ambito dell'area regionale, e infine naturalmente non possiamo non pensare al progetto di Pompei. Quindi questi sono i primi grandi programmi d'area che già sono partiti. Stiamo parlando di zone in cui già si sta attuando questa progettazione. A questo poi, ed è venuto in questi mesi, la parte dei finanziamenti del PNR, ecco, la parte dei finanziamenti ha creato altri ambiti, cioè ha consolidato il concetto d'ambito. Ecco, quindi mi riferisco in particolare al piano urbano integrato, che su Napoli ha visto già due, e questo poi insomma ci sarebbe anche da fare una riflessione su Napoli. Comunque, ha già visto anche due progetti che sono in due aree distinte, quella di su Scampia, che si rivolge direttamente alle periferie dell'area nord, e quella, diciamo, di via della Vega del Ferro, che si riferisce naturalmente per continuità all'area della fascia. Ma ci sono anche altri progetti sui piani integrati, insomma, e che hanno visto in sostanza il territorio in ambito, parlo ovviamente del recupero di tutta la fascia possibile di Giugliano, del recupero e soprattutto a livello trasportistico, questo dell'area nord, ci sta anche
diciamo, il tema del trasporto, che poi ricorderà diciamo, il mio breve intervento, nell'area meridiana, fino a arrivare addirittura a Sorrento, questo è un tema anche che poi è stato in qualche modo implementato, sviluppato nel Pus. E naturalmente c'è poi il recupero di tutta la fascia del Nolano che ha avuto con i tubi un interesse sia dal punto di vista sportivo, con una serie di interventi a livello di impianti sportivi, ma anche di integrazione sociale e diciamo turistica. Tutto questo che mi sta dicendo si è tradotto in questa proposta che non è una proposta che oggi diciamo, c'è di un preliminare, oggi è una proposta definitiva, ma è una proposta di ambito che in qualche modo ricalca quello che era il piano regionale. Noi sappiamo che comunque il PTM dovrà in qualche modo avere la sua dichiarazione di coerenza col piano regionale. Quindi in definitiva quello che noi abbiamo fatto è quello di in qualche modo scimmiottare su questo termine, ma con progetti alla mano, cioè più chiaro, quello che il PTR aveva in qualche modo già pianificato. Ecco quindi che si sviluppano già si sviluppa il territorio metropolitano e naturalmente anche le attività di decentramento, perché oggi stiamo parlando di ambiti e non possiamo catturare il processo di decentramento che la città metropolitana deve fare attraverso gli ambiti. Cioè, è impossibile pensare ancora, nel momento in cui parliamo o di zona o di ambiti, ritenere che tutto sia ancora accettato o città metropolitana o comune di Napoli o regione Campania in un unico centro che Napoli. Noi oggi stiamo individuando il policentrismo in qualche modo definendo gli anni. Cioè non è immaginabile in più che il cittadino si muova per qualsiasi servizio o per qualsiasi attività con diciamo imponendo anche un carico a livello trasportistico, a livello di sistema di trasporto continuamente dal proprio sito al capoluogo per semplici servizi. Questo è davvero un qualcosa che non può essere più tollerato e questo è uno dei temi che viene affrontato. Ribadito quello che ormai diciamo siamo soliti pensare, il consumo ormai deve essere delineato il concetto del consumo di suolo. Abbiamo qui una mappa regionale, vediamo che purtroppo la città metropolitana è una classe meno, cioè abbiamo praticamente il più alto tasso di consumo del suolo a livello italiano. Se noi facciamo un piccolo zoom e abbiamo una triste classifica, cioè tra i 15 comuni più cementati d'Italia, ben 10 ricadono nella città metropolitana di Napoli. Questo è un elemento che ci deve, tra i tanti più primati, credo che sia tra quelli più diciamo, alti in classifica. Quindi oggi ribadisco che torno sul concetto, ma ritorniamo pure oggi pomeriggio con la presenza dei sindaci, che ripensare a una nuova a altre opere di cementificazione non è lontanamente immaginabile. Oggi esiste solo una via in città metropolitana, quella del greening, cioè quella del recupero della rigenerazione e del recupero degli spazi verdi. Cioè queste piazze nere che oggi vediamo dovranno diventare dei corridoi ecologici, dovremo mettere a sistema i parchi. Questo ribadisco poi lo rivederò anche successivamente, fa parte poi del concetto della rigenerazione urbana. Appunto quello che dicevo prima, la rigenerazione di diffusa, migliorare le condizioni di vivibilità e dotarsi di diciamo, ulteriori servizi. Ma quelli che sono i concetti della rigenerazione urbana non può passare attraverso il processo a pubblico e privato di rigenerazione, cioè investimenti pubblici. Mi riferisco sempre questo a quello che è stato il cappello iniziale, quello di trovare una sinergia con il piano strategico, con gli investimenti del piano strategico a livello metropolitano e
situazione per il privato, perché il fallimento dell'investimento pubblico è stato negli anni, l'abbiamo già visto mille volte, è stato quello di non aver coinvolto, o meglio ancora di non essere stati abbastanza attrattivi verso fondi di finanziamento privato. Allora, l'incentivazione del privato, anche con la gestione perequativa del suolo, anche attraverso diciamo, forme di attrezzature pubbliche che possono avere il privato come gestori, anche aumentando naturalmente e adeguando il PPE, il trasporto pubblico locale, tutte queste naturalmente non, diciamo, non tenendo conto del sistema di greening, di ecosostenibilità di tutto il processo, tutto questo non può che non passare attraverso il piano di programma metropolitano. La rigenerazione di tutto, ecco questo, diciamo, questa foto quella importanza che vediamo in questi spazi medi è la urbanizzazione che abbiamo nel territorio. Vediamo praticamente delle zone a nord, quelle di cui vi accennavo prima, i famosi 10 comuni, sono tantissimi, sono praticamente completamente privi di spazi verdi. Questa è una cosa da prendere in concetto. Noi pensiamo alle grandi metropoli europee, Londra, Parigi, insomma non è, io non ho visto un quartiere, queste grandi metropoli che non abbiano degli enormi parchi, dei sistemi aperti trasversali, e questo oggi manca in città metropolitana, cioè, noi dobbiamo pensare, uno, di utilizzare quindi le aree dismesse, le aree industriali dismesse, due, ripercorrere e riproporre dei quartieri di edilizia pubblica che spesso sono stati costruiti anche in modo provvisorio con molto veloci che oggi sono in assoluto degradati. Tre, naturalmente, prevedere anche tutte le altre aree degradate, quindi sono stati purtroppo oggetto anche diversamente illeciti, soprattutto nella terra. Questo è il concetto della rigenerazione. Naturalmente, quali sono le azioni di rigenerazione? Queste noi le definiamo dalla legge del 2013 del 2022, in particolare perché ne prevede tre sulle quali soffermerà la valorizzazione. La valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali, storico, culturali e territorio, il rafforzamento delle reti infrastrutturali, e questo già ho accennato prima, successivamente, e il potenziamento della mobilità sostenibile. Allora, questi sono i tre cardini sui quali noi vogliamo porre l'attenzione. Ora, la valorizzazione del territorio metropolitano, e questo mi sembra abbastanza chiaro, ho già parlato con il progetto della rigenerazione urbana, e questo in che modo stiamo già intercettando oggi, quindi sono progetti già attuati con il la rete ecologica metropolitana è un elemento fondamentale in tutto il discorso che sto tentando di fare, è quello del rafforzamento delle reti infrastrutturali, cioè rendere la rete ecologica come rete, come infrastruttura ecologica. E poi, infine, il sistema della mobilità sostenibile che viene dettato da questo. Ecco, già queste tre linee che si derivano in comune prestazioni, sempre come siamo già parlato di finanziamenti PNR già dedicati e che dovranno essere ulteriormente implementati, confluiscono poi dentro in particolare la mobilità sostenibile con i progetti del CUMUS che sono già in una parte già attuata, cioè stiamo parlando ormai di qualcosa che il territorio già in qualche modo vive e nel giro di qualche anno potrà sostenere. La rete ecologica metropolitana è un tema che è toccato perché abbiamo visto che purtroppo ci sono dei grandi spazi del territorio metropolitano che sono privi completamente di un sistema aperto, e questo naturalmente deve essere l'elemento cardine del progetto metropolitano futuro del PTM, perché di base poi il PTM in definitiva
inciderà sui comuni. I comuni hanno già la loro normativa per la Luca, abbiamo citato, ma quello che oggi manca è un piano che incida tra con l'Unione, cioè negli anni, i famosi anni, questo oggi manca, quindi questo deve dare quel messaggio. Ecco qui, la rete ecologica, cosa può essere la rete ecologica? La rete ecologica in sostanza viene attraversata, attraverso, viene distinta con questi, diciamo, corridoi primari e con questi corridoi secondari, infatti non so se la situazione è abbastanza chiara, non è facile, con questi corridoi di carattere trasversale. Ora, naturalmente, per cogliere questo obiettivo che si tende in qualche modo di collegare i vari corridoi per fare in modo da dare anche la possibilità di una continuità di comunicazione tra i corridoi ecologici e per salvaguardare anche la specie, per fare in modo che in qualche modo si riesca a dare delle connessioni tra le diverse. Quello che quindi rimane fondamentale è quello di in qualche modo mettere a rete e dare dei sistemi al cittadino che possono in qualche modo sviluppare e modificare e migliorare la loro esigenza. Questo è quello che è la rete, quello che vorrebbe in qualche modo farsi con la rete ecologica. Queste prime immagini che ho scritto sono quelle che poi verranno sviluppate concettualmente nel PTM, che saranno poi in qualche modo vincolanti anche per i CUP, chiaramente all'interno dei piani urbani comunali. E nello stesso tempo fare in modo che
importanti con una linea ferroviaria anche molto intensa e tentare di recuperare il territorio boschivo con una linea, diciamo, tramite in qualche modo collega direttamente il capoluogo con la fascia boschiva. Altro, diciamo, elemento che stiamo sviluppando all'interno del piano territoriale metropolitano è naturalmente la messa a sistema dei sistemi di produzione e della ricerca. Posso parlare in particolare di tutte quelle aree ZES e generale, quelle che sono le intenzioni, quelle che sono
diciamo, le strategie che stiamo adottando per il piano di miglioramento che ho fatto, chiaramente già accennato prima, questo non, il PTM non proporrà una disciplina del territorio, cioè tenderà a essere, non sarà mai un piano che imporrà ai comuni delle scelte, scelte devono fare i comuni, sarà vincolante solo qualora le scelte dei comuni potessero interferire con le scelte dei progetti metropolitani che vi ho in qualche modo illustrato. Grazie. Ringraziamo il Caudino per l'intervento e quindi passiamo la parola al consigliere Giovanni Caciro che successivamente dopo il suo intervento servirà la fase di contributi di cui per iscrivere la professoressa di ghiaccio in effetti di segnalare. Buongiorno a tutti, saluto il consigliere Riccardo Bencimenda e saluto tutti gli intervenuti. Io sono Giovanni Cafiero e sono coordinatore del gruppo di supporto alla città metropolitana di Napoli per la redazione del piano territoriale metropolitano. Sono presidente della società Teros e la società capofila del raggruppamento di imprese che farà questa, svolgerà questa attività di supporto. Le altre società sono Ambiente Italia, SRM, la TRT Ingegneria che è coinvolta anche nei lavori del PUNS, in particolare quanto riguarda la mobilità sostenibile, la società NEMO, una società di naturalisti che contribuirà in particolare sugli approfondimenti relativi alla rete ecologica e la Socialab, anche qui ci sono alcuni rappresentanti coordinati da Giulia Guaraviglia, insieme a lei Colombia Bernardo e Cristian Bartossi, che seguono appunto i temi della comunicazione e della partecipazione, che sono a supporto di giornate come oggi, di tutte le attività che si svolgono e si svolgeranno di partecipazione e comunicazione anche in collegamento con la piattaforma partecipa al sito della città metropolitana di Napoli che ha delle pagine dedicate proprio al PM. Sono presenti oggi anche professori Loreto Colombo e Francesco Domenico Moccia, che insieme a me, insieme a un avvocato amministrativista Dario De Vivo, supportano gli aspetti proprio di pianificazione urbanistica e di coordinamento che sono poi in capo all'ufficio del piano. Gaudino come dirigente di riferimento, la dottoressa Felicia Sembrano come responsabile del procedimento e i colleghi Maria Rosaria Albano, e Tommaso Carrafiello e altri che siete tanti. Mi limito poi alle persone con cui abbiamo più di frequente allora, intanto parliamo del problema dell'ingegnere Gaudino
determinante per lo sviluppo e per l'innovazione. Mi piace citare questa frase di Edward Deser, che è un'autorità a livello internazionale sui temi della città e delle aree metropolitane, che dice: le città densi agglomerati che punteggiano il globo sono stati motori di innovazione fin da quando Platone e Socrate bisticciavano nel mercato di Atene. La grande prosperità della nuova contemporanea di Banno e Vittorio proviene dalla loro capacità di produrre nuovo pensiero. Girare da queste città vuol dire né più né meno studiare il progresso umano. Quindi la città trionfata, come aspetto che si richiama il titolo di questo bestseller di questo studioso. Però, come molti di noi sanno anche per esperienza personale, le città sono, come dice, appezzate, cioè sono piene toppe. La città vince, ma spesso a perderci sono i cittadini. Cioè c'è un po' un'altra faccia della medaglia, che si vede in molte città metropolitane, dove intensificarsi delle opportunità di sviluppo, di lavoro, eccetera, si accompagna a un intensificarsi delle difficoltà a gestire l'ambiente, le difficoltà alla partecipazione sociale, alla vita pubblica, al lavoro e così via. È appunto the dark side of the world delle città metropolitane. E diciamo questo lato scuro della luna a Napoli si vede molto bene. Noi abbiamo fatto riferimento ai rapporti che l'Istat fa ormai da alcuni anni, da quando Giovannini come presidente istituì l'organizzazione, la strutturazione di questi rapporti, dei rapporti sugli indicatori di benessere ecosostenibile, detto BES, e sviluppa una serie di indicatori di performance e l'ho fatto per tutte le province e quindi ovviamente anche per le città metropolitane, come sapete, i reni, gli enti di riferimento dei vecchi territori provinciali. E abbiamo fatto un'analisi comparata tra tutte le città metropolitane, da cui risulta evidente che questo lato scuro della luna a Napoli è molto presente, perché su molti indicatori ci sono delle severe. Per esempio, è una città metropolitana tra tutte dove i pensionati sono quelli con un reddito pensionistico di più basso rapporto. Non è un record, ovviamente. E questi indicatori di Istat, dell'essere ecosostenibile, sono organizzati in domini, cioè ambiti tematici, diciamo così: salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, paesaggio, patrimonio culturale, ambiente, innovazione, ricerca e creatività, qualità dei servizi. Qui voi non lo potete leggere, quindi ve lo leggerò io, perché altrimenti non potete sentire la slide, è troppo piccola. Ci sono dei ritardi che colpiscono i domini essenziali della qualità dei servizi, la salute e la sicurezza. Per la sicurezza basta citare la mortalità stradale in ambito extraurbano, dove Napoli è prima tra tutte le città metropolitane italiane, 14 città metropolitane. La speranza di vita alla nascita, di Napoli è 14esima, quindi ultima tra tutte le città metropolitane. La cosiddetta mortalità evitabile, cioè quella dovuta a malfunzionamento dei servizi, eccetera, dove Napoli è prima, quindi ripeto, un lato scuro della luna che è molto presente. Ecco invece un lato molto, molto chiaro, molto luminoso della luna napoletana. La città metropolitana di Napoli è in posizione di preminenza assoluta per densità e rilevanza del patrimonio museale tra tutti i territori metropolitani italiani. E ci confrontiamo con Venezia, Roma, Firenze, due città storiche conosciute dai luoghi UNESCO, insomma, è conosciute in tutto il mondo. Quindi qui Napoli è prima.
se andiamo a vedere il numero di addetti nelle imprese culturali, cioè Napoli ha questa grandissima ricchezza di beni culturali, musei, però è al decimo posto per addetti delle imprese culturali, quindi c'è una potenzialità straordinaria della città metropolitana di Napoli ancora in parte inespressa. Poi vediamo altri aspetti, quello della politica delle istituzioni, della qualità dei servizi, delle relazioni sociali. Per esempio nell'ambito della politica istituzione ha una discreta, diciamo, partecipazione di una classe politica giovane, spesso con una posizione di che non sta male da questo punto di vista, ma una bassa partecipazione femminile appunto nelle amministrazioni. Gli indicatori sono gli amministratori comunali e gli amministratori comunali donne sono pochi, per cui Napoli è penultima in questa classifica di partecipazione femminile alle istituzioni locali. Tra gli indicatori c'è anche la capacità di riscossione, per il di amministrazione dei funzionari che devono anche avere dei bilanci adeguati, chi diciamo è quella locale, quella relativa ai comuni, è debole, quindi i comuni nati sono al 12° posto per capacità, i comuni della città metropolitana sono al 12° posto per la capacità di discussione rispetto ai comuni delle altre città metropolitane. Molto meglio fa la città metropolitana di Napoli, cioè la provincia, che si colloca al 3° posto tra le 14 città metropolitane per la capacità di riscossione. Nella guardia dei servizi servono manager una posizione difficile della città metropolitana di Napoli per posti letto negli ospedali, posti letto per specialità dell'alta assistenza, quindi per cui poi si sviluppa questa mobilità sanitaria per cui si va nelle altre regioni per non sa qualche cosa di un po' complicato, come vanno in Lombardia, in Romagna o quant'altro, e anche un vasto numero di costi di chilometro offerti dal trasporto pubblico locale, dove Napoli è 12° su 14. Ed è anche abbastanza paradossale perché ha una buona dotazione fisica di infrastrutture ferroviarie, metropolitane, eccetera, però diciamo, i costi, cioè l'effettiva quantità del servizio che offre, per parlare della qualità, è bassa. Per quanto riguarda le relazioni sociali, anche qui Napoli si colloca agli ultimi posti per numero di organizzazioni non profit, e scuole accessibili. Il numero di organizzazioni non proprio oggi ce ne sono alcune, vuol dire appunto insomma una scarsa intensità e qualità delle relazioni sociali che come vedremo sono importantissime. Non so se diciamo, la mancanza di numero legale oggi è un indicatore che può confermare questo dato. Una cosa molto importante che va detta è che tutta guarda anche i temi che diceva prima, di cui parlava prima l'ingegnere Gattina, sulle strategie, il tema delle residenze, del consumo di suolo. Dovremmo partire da un dato, l'andamento demografico. Allora, l'andamento demografico vede un declino demografico molto forte già allo stato attuale. Tra 2014 e 2022 persi 111.000 abitanti, quindi 3,6% della popolazione metropolitana. Anche se non potete leggere, perché qui vi aiuterò io leggendo qualche numero, dal grafico vedete bene che le altre città metropolitane, la linea arancione in Italia, la linea grigia, la media italiana, hanno un certo andamento demografico che porta diciamo, a dei picchi intorno al 2014. E poi una graduale discesa. Se invece vedete in blu la città metropolitana di Napoli, vedete che dal 2002 non cresce.
cresce sostanzialmente, ha un andamento stabile, orizzontale, e poi inizia a decrescere in maniera molto significativa. E quindi, diciamo, c'è un forte declino demografico, pur in presenza di una grande densità di popolazione, che è, diciamo, quella più alta per densità, 2517 abitanti per chilometro quadrato nel 2022. La seconda è Milano, ben distanziata, con 2155 abitanti, Roma 787 abitanti per chilometro quadrato, per poi arrivare a Genova, che come sapete ha un fenomeno di popolamento significativo, 445 abitanti per chilometro quadrato. Oltre l'80% dei 92 comuni della città metropolitana di Napoli ha una densità di popolazione inferiore e superiore ai 1000 abitanti per chilometro quadrato, quindi è una soglia già molto alta. Casalatore, Portici, San Giorgio Cremano, Merito di Napoli sono i quattro comuni italiani in assoluto con maggiore densità di popolazione. Napoli, comune di Napoli, è al sesto posto, Tratta Minore e Arzana all'ottavo e al nono posto. Quali sono le previsioni? Allora, l'Istat fa delle previsioni a 10 anni, quindi nel 2021 ha fatto le previsioni al 2031. Lo dico anche riportando considerazioni fatte con un collega che era già presente, Raffaele Colenzo, un economista che è socio per parte della nostra società Fedelos, e ci azzeccano, cioè queste previsioni sono molto precise e molto attendibili. Ora, secondo queste previsioni fatte sul 2021, per il 2021, la città metropolitana di Napoli perderà 130.000 abitanti. Anche le altre città metropolitane perdono abitanti, ma quella di Napoli in maniera particolarmente significativa. Continua a perdere popolazione la città di Napoli, che addirittura arriverà al meno 5,7% della popolazione attuale. Per inciso, oggi pomeriggio interverrà un discepolo scritto alcuni anni fa un volume che ho avuto poi il piacere di recensire con una rivista, che si chiamava Downsizing Napoli, Napoli che si respinge. Che cosa comporta tutto questo? Adesso ne parleremo. E, tra gli altri comuni di maggiore dimensione perdono popolazioni altre sempre al 2021, Torre del Greco, addirittura almeno al 7,2%. Perdere quasi il 10% di popolazione in 10 anni è un'enormità. Castellammare di Stabia meno 6,7%, Casoria meno 6%, Pozzuoli meno 4,1%, e perderà popolazione anche Giugliano, che invece è un comune che fino agli anni passati aumentava la popolazione, e quindi si poneva il problema, diceva il mio cammino, di costruire nuovi alloggi. Attenzione, dal 2021 Giuliano inizierà a perdere popolazione. Ragioniamo non oggi per domani, ma oggi per tra qualche anno, tra 10 anni, una dimensione un po' più ampia. Che cosa ci dobbiamo porre, che cosa le istituzioni si devono porre come problema rispetto a questo declino demografico? Quale deve essere l'organizzazione, su quale, diciamo, idea di organizzazione spaziale si deve lavorare nel futuro, a breve, medio e lungo termine? Quindi deve porsi il problema dell'organizzazione spaziale della città, dell'abbandono, che già adesso è forte, ma con 130.000 persone in meno sarà ancora più forte, e di cosa succede in queste aree abbandonate, di manufatti residenziali, di luoghi immobiliari, di deterioramento e degrado urbano, poi diventa anche sociale e ambientale, dove c'è abbandono, dove c'è sversamento, c'è illegalità e così via, e c'è disinvestimento, cioè gli investitori, diceva giustamente, pensiamo solo all'investimento pubblico, l'investimento pubblico come volano per attrarre investimenti privati, gli investitori fumano. Quindi dobbiamo puntare alla regolazione innovativa dell'uso del territorio attraverso
rigenerazione, relazioni di rigenerazione urbana e ambientale, in alcuni casi di intensificazione e in molti casi di infrastrutturazione verde delle aree urbane, di quelle aree periurbane e degradate. Quindi, per dirla in tre slogan, urban shrinkage, cioè contrazione urbana, rigenerazione e greening. E torniamo al punto iniziale, no? Dell'importanza delle città e aree metropolitane nel blocco dello sviluppo. E su questo gli studiosi non hanno dubbio, cioè a livello internazionale, ma anche patrimonio di studi che anche gli studiosi italiani hanno contribuito a creare, dice questo. E qui ci sono delle immagini di testi che parlano di questo, che addirittura risalgono agli anni 70, agli anni 80, eccetera. Quindi, tra l'altro, con un'evidenziazione di quanto nel Mezzogiorno d'Italia questa difficoltà delle aree urbane sia un elemento centrale del divario di sviluppo tra sud e nord. Quindi, la dimensione metropolitana è centrale dello sviluppo, tanto più dove deve fare da traino, in caso può fare da traino, a delle aree, delle regioni complessivamente meno sviluppate, no? Le cosiddette regioni della convergenza, che sono al di sotto della media del reddito pro capite europeo. Queste, la Campania, la Puglia, la Calabria, insomma, molte delle regioni del cosa possono fare queste istituzioni? Cosa si deve fare? Si deve cooperare tra istituzioni, quindi città metropolitana, regioni, comuni, secondo i principi che sono nella nostra Costituzione, di sussidiarietà e finale cooperazione. Per promuovere che cosa deve fare la città metropolitana con i comuni, con gli stakeholder, le associazioni, promuovere l'identità metropolitana, cioè il livello di pensiero che è quello metropolitano. Come diceva l'ingegnere della città metropolitana, potrebbe andare a dire al sindaco, deve rigenerare questo quartiere o quest'altro. No, quella è una dimensione anche costituzionalmente affidata ai comuni. Deve invece spingere su quei progetti che sono determinanti a livello sovranazionale. Andando poi a quello che è importante condividere e abbracciare da parte di tutti, quelle sono le strategie, si parte dalle strategie condivise. Per questo nel PTM sono dichiarati 12 obiettivi organizzati in 4 assi strategici territoriali. Il primo asse, asse A, conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale, culturale e paesistico, modo da rafforzare i valori identitari, cioè questo è essere cittadini della città metropolitana, vuol dire sentire come propri e non come semplici vincoli paesaggistici, monumentali, eccetera, tutti questi beni, per rafforzare anche l'attrattività e l'abitabilità del territorio metropolitano. Se io sono in un comune privo di verde, come faccio a abitare bene la città metropolitana? Se lo metto in collegamento con tutto il bello che c'è nella città metropolitana di Napoli, possibilmente attraverso un sistema di mobilità dolce, di ciclabilità, per cui io da casa mia, sono a Portici per esempio, che ha le sue bellezze, però diciamo una verde per esempio. Un parco enorme a Portici, perché se diceva Portici c'è un parco della facoltà di agraria. Sì, sì, sì. Vabbè, sto dicendo in termini di densità, se io voglio un luogo, se io voglio un luogo rurale, da Portici mi devo spostare. Va bene, adesso ho detto magari un comune potrebbe essere meglio e giusto parlare da un altro esempio, non metto in discussione. Io però la pregherei di ridurre perché non ce la faccio più, dico scusa, ma c'è una funzione d'ordine che devo fare, perché noi veniamo qua. Sì, ma se io lo so. Lasciare lo spazio all'intervento. Faccio
chiave intermodale in coerenza con queste linee di sviluppo con la vocazione marittima mediterranea della rete di Napoli, potenziando le infrastrutture digitali e anche valutando la coerenza e integrazione con i programmi regionali di trasporto e mobilità con il bus. E l'altro grande asse strategico riguarda l'equilibrio funzionale dell'assetto del territorio attraverso politiche intercomunali. L'ultimo asse, l'asse di sicurezza del territorio, qualità degli insediamenti attraverso l'alleggerimento della pressione dei territori urbanizzati a rischio, qualificando la qualificazione e l'ecoefficienza degli insediamenti. Abbiamo una direttiva europea che almeno nelle promesse avrà anche una sostanziosa supporto economico per migliorare anche a bassa scala la qualità e l'edibilità, la sicurezza e l'equilibrio ambientale e l'attrattività del territorio. Allora, che cos'è il piano? È anche una delle espressioni dell'istituzione, cioè l'istituzione non è solo l'ente, ma sono anche le leggi, sono una parte dell'istituzione, le norme tecniche di un piano sono un'espressione dell'istituzione. E quindi il piano come istituzione deve seguire tre principi fondamentali: sussidiarietà, che riguarda sia i rapporti tra enti, sia l'interazione con gli stakeholder, con voi che siete presenti, della riunione oggi del forum in generale, presenti nella città metropolitana, la sostenibilità, che ovviamente non è un numero perché sappiamo di cosa stiamo parlando, e l'altro tema è la capacitazione, cioè l'occasione di fare un piano, il PTN, noi in particolare per un'istituzione nuova come città metropolitana, è creare attraverso il processo di piano una condizione di competenze. Questo diciamo condividere le conoscenze, le analisi, cosa che qui è, credo sia utile, serve anche una giornata come oggi, l'apprendimento del processo di nuove regole di condotta, di cooperazione, per esempio, tra sindaci e città metropolitana, è diciamo, uno dei risultati che l'attività di redazione di un piano deve dare. Quindi non è solo voi avere le carte, le norme tecniche approvate, ma anche avere consolidato un processo di capacitazione che porta a essere poi più efficace il sistema di governance metropolitana nel applicare e realizzare quei progetti che saranno appunto inseriti nel DPM. Il piano ha cinque dimensioni, l'abbiamo spiegato così. Una dimensione regolativa, cioè con le norme tecniche, certo, devo dire con un ordinamento comune come devi fare il MUC, quindi sono una serie di norme che devono essere rispettate. Una dimensione strategica, cioè avere certo, sentire e praticare delle strategie comuni a livello metropolitano e anche a livello locale, e la dimensione collaborativa, della cooperazione tra sindaci, città metropolitana, regione, enti, ci sono grandi player che sono le grandi società pubbliche e private, che sono delle importanti attori dello sviluppo metropolitano e tutto il mondo dell'associazione. Per arrivare poi ai progetti, quindi alla dimensione progettuale del PTM, per cercare di realizzare nel breve medio periodo proprio alcune azioni concrete. La dimensione tempo è importante nel doppio periodo, la dimensione a breve, quindi dei progetti, delle cose da fare a breve, nel mandato politico, per esempio del sindaco della città metropolitana, e una dimensione lunga, cioè se poi nel mandato politico le cose non si fanno, è importante attraverso la definizione delle invarianti, cioè quell'elemento strutturale di non toccarmi, quel capitale che non deve essere rosso, che quegli elementi vadano salvaguardati.
preservare alcuni corridoi verdi o della mobilità che ovviamente non devono essere interrotti, perché questo pregiudicherebbe la possibilità di realizzare determinate azioni, determinate strategie. In questo senso il progetto comunitario del piano territoriale di Napoli va considerato, quindi come elemento istituzionale, va considerato un ponte accennato, leggermente costruito, è un'addizione che usa un grande sociologo, Carlo Domo, che tra l'altro dovreste conoscere, nel 2007 era uno dei tre consulenti scientifici di Napoli del piano strategico, metropolitano, insieme al professor Belli, che era un economista importante come il professor Camano. Più tardi la propria distribuzione con un leggermente costruito, nel senso che il completamento del ponte si fa nella cooperazione con gli attori locali e con le altre istituzioni. E questo è uno schema strategico che è incluso al preliminare di piano che è stato approvato nel mese di dicembre, dove sono sintetizzate alcune strategie. Non mi dilungo, anche perché mi ha parlato prima l'ingegnere Cavino, dico soltanto appunto che ci sono, già si intravedono alcuni elementi su cui si andrà strutturando il progetto definitivo del PM. Questa azione sulla fascia costiera del capoluogo della Isola Sorrentina, che riguarda molto anche le previsioni della mobilità e la possibilità di riqualificare e ridare vita a molte aree dismesse che sono sulla costa, tra Castellammare e Napoli, e tutto questo attraverso un processo di rigenerazione e riqualificazione che potrà anche assorbire e dialogare con le parti dell'entroterra che invece hanno dei grandi problemi integrati. Tutto il discorso dei collegamenti tra l'area costiera e tutta l'area nord di Napoli, una zona densamente edificata, priva di un'infrastrutturazione verde di qualità, priva di collegamenti di tipo collettivo, che non siano quelli che portano direttamente, in maniera concentrica verso il capoluogo. Quindi qui il progetto delle ronde, che però va pensato non solo in termini trasportistici, ma in termini di riqualificazione di quel tessuto, creando quei luoghi di spazio collettivi, di aggregazione, luoghi dove stare bene, cosa la funzione che è stata adesso assorbita compensando una carenza delle politiche pubbliche nei grandi centri commerciali. E dove si va nei grandi centri commerciali? Qui invece c'è la sfida di creare un sistema attrezzato nel verde, collegato con i beni culturali, collegato con i centri urbani, dove la popolazione si possa spostare anche con tutte le modalità, ciclabile, con i mezzi di trasporto collettivo, senza intasare ulteriormente le strade, muovendosi tutti con l'auto privata. Abbiamo ovviamente anche valutato il livello anche di attrattività e di presenze turistiche nelle varie aree. La parte del Leone, circa un terzo per esempio delle presenze turistiche, è fatta dall'area sorrentina, poco meno da Ischia e meno circa un terzo dal capoluogo da Napoli. C'è poi la grande area legata a Pompei, che era il progetto Pompei, che però ancora non ha espresso tutte le sue potenzialità. E c'è un'area straordinaria che
scenario ciclabile europeo, di cui c'è già una parte già funzionante, diciamo, dal confine con l'Austria fino sostanzialmente a Firenze, si sta integrando, però già sostanzialmente funzionante dall'attraversamento dell'Appennino, e si sta realizzando tutta la parte di Trento di questa ciclovia, e proprio di recente la regione Campania sta portando avanti e in corso la progettazione in dettaglio di questo asse ciclabile che attraversa tutta la città metropolitana. L'altro è denominato Marittimo ed è stato certificato dal Consiglio d'Europa per il itinerario culturale ed è, diciamo, fa parte quindi della famiglia del primo itinerario culturale del Consiglio d'Europa. È stato certificato per il cammino di Santiago, cui voi conoscete bene anche l'importanza turistica, è un itinerario dove milioni di persone, che attrae milioni di persone ogni anno. E quindi diciamo, sono due itinerari turistici che devono entrare nella strategia metropolitana. E chiudo ricordando le attività di comunicazione e partecipazione, devo assicurare che oggi non è l'unico giorno, ma sono contento, signora, io conosco il mondo delle persone napoletane abbancate, di cui da parte di mio padre, attualmente è una persona molto educata, quindi siccome sto concludendo, chiedo di fare un omaggio alla gentilezza notoria di tutti i napoletani, facendo di concludere che senza interrompere questo. Allora, quindi dicevo, le attività di comunicazione e partecipazione sono molto articolate, ci sono delle pagine del sito di Città Metropolitana dedicate all'UTM, c'è una piattaforma partecipativa interattiva dove si può intervenire, scrivere, quindi dare dei contributi, e poi se è stato anche già prima anticipato dall'ingegnere Gaudino, adesso nel breve, nel mese di marzo, svolgeremo 5 seminari territoriali, metro meeting, cioè incontri metropolitani, e sono i seguenti. Il 13 marzo tratteremo in dettaglio popolazione, benessere, politiche abitative, mobilità e infrastrutture presso il centro sociale di Santa Minore, e faremo una serie di relazioni poi brevi, dopodiché ci saranno due tavoli tematici dove proprio si lavorerà intorno a un tavolo, interrompendo, potendo intervenire, lasciando traccia delle proprie idee, che verranno realizzati proprio di regole e rapporti che, diciamo, raccoglieranno e faranno entrare in questo processo di redazione del piano quello, tutto quello che verrà detto. Il 14 marzo sistemi produttivi e logistica presso l'agenzia Novana, il 15 il tema è centrato su beni culturali presso il castello aragonese di Baia, il 21 marzo i temi dell'ambiente e della sicurezza del territorio presso la rete di Vortici, avremo tra l'altro il modo di trattare anche i temi del cambiamento climatico con un centro di ricerca internazionale molto importante che è venuto a trattare presso Capua. E il 22 l'economia del mare, il turismo e la comunità sostenibile concluderà questo ciclo di 5 dei seminari. Questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione, do la parola al moderatore del forum per la discussione. Grazie.
C'erano gli interventi la dottoressa Salarese dell'ambiente e ci sono ulteriori poi contributi da parte di altri. La zona nord di Napoli, via via il Giulianese, Mondragone.
chiaro che io stessa che voglio il consumo di suolo zero mi pongo la domanda di che cosa significhi rigenerazione se noi la consideriamo dare forti o la consideriamo dare deboli, perché la rigenerazione del centro di Napoli significa creare ulteriori strutture turistiche, speculazione anche immobiliare e certamente favorire ancora di più, quindi incentivare lo spostamento delle classi in ambienti che non riescono nemmeno a trovare le case in fitto, perché chiunque oggi preferisce farsi prendere prestito con la fusta camera invece di fittare alla popolazione locale e quindi deve spostarsi verso la centrale, il milanese o verso le aree interne. Chiaramente questo piano continua a privilegiare la zona costiera che è la zona forte, anche utilizzando strumenti come master plan e altro che ovviamente vanno ad accogliere sistemi di programmazione negoziata che puntano su aree forti dove c'è la ciccia, quindi nessuno si mette ad investire nelle aree interne che sono quelle che invece avrebbero bisogno. Allora io mi pongo già un quesito, lo vorrei affrontare in termini di forum con miei interlocutori paritari ma anche sovraordinati per dire cosa possiamo fare per incentivare invece lo sviluppo radiale che quindi comprima invece la costa e metta questa regione, questa provincia, questa città metropolitana tutta centripeta in collegamento con una regione spopolata, perché noi non possiamo guardare il contesto della città metropolitana fuori della dinamica regionale che vede assolutamente uno spopolamento delle aree interne, quindi la della Milanese, del Beneventano, in qualche modo anche del Casertano e pure del Salernitano, a meno insomma del boom, del sempre costiero, occidentale, eccetera. Quindi in questa città metropolitana la prima cosa si dovrebbe porre il problema di dire in che modo io mi pongo soggetto attivo, essendo un ente importantissimo per come si diceva tra le 14 città metropolitane nazionali, quindi un'ossatura diciamo che si passa ancora a quella delle regioni, come impongo un problema in un contesto complessivo. E io invece dico che lo sforzo che si fa è solo quello di registrare, fotografare l'esistente, ma non mettere diciamo dei paletti su strategie diverse. E quindi per me questo già è un problema che avrei voluto discutere all'interno del forum. Ma dal punto di vista ambientalista non si parla di abusivismo edilizio, non si parla delle bonifiche, non si parla del dissesto idrogeologico che abbiamo, l'ultimo caso di Ischia è stato drammatico. Quindi tutte quelle che sono le questioni delle matrici ambientali vengono ricondotte o alla rete ecologica, alla quale poi sta sulla carta, perché dovremmo vedere se i comuni mai l'attueranno, oppure vengono ricondotte a una valorizzazione paesaggistica, dimenticando che c'è un problema prima ancora della rigenerazione dei risanamenti ambientali, perché noi sono 30 anni che abbiamo Bagnoli e Napoli Est che non vedono la fine, non vedono una conclusione, ma ci abbiamo tutti SIR, perché lo stesso litorale Domizio Ferreri, di cui tanto si parla, master plan, è ancora un SIR che non è stato bonificato, ma questo vale lo stesso per il Salto, cioè quindi per tutta la zona Castellammare, cioè quindi la confluenza dell'area sardese sotto. È la stessa Napoli, la stessa Napoli che sta lavorando per il master plan sotto Vesuviano. Era prima la struttura preposta alla bonifica di Napoli Est che non è mai attuata. Quindi noi della questione ambientale questo qua non parla proprio, non si parla dell'inquinamento atmosferico, cioè la questione dell'inquinamento atmosferico non è che si risolve con le centraline, si risolve capendo perché l'aeronave è la zona più inquinata dal punto di vista atmosferico. Allora queste questioni, questo è l'ambiente, non è il paesaggio, non è la relazione pluro-visibilista di un territorio, ma sono matrici ambientali che vanno risanate. Abbiamo problemi di cambiamenti climatici, di erosione costiera, che non vengono proprio sottolineati. In quest'area io mi dovrei aspettare il forum, quello lì di Portici, le due ore, tipo, per sentire un'altra relazione di questo tipo e non sapere dove c'è un confronto del forum, perché posso pure mandare le mie relazioni, ma questo feedback interattivo dovrei capire come avviene, cioè con chi mi risponde. Risponde un facilitatore della regione, risponde un altro.
ma seppure lo fossero, non sono allo stato della fotografia, si pone il problema, non si dicono né le cause e né che cosa si intende fare per sovvertire questo sistema. Un altro esempio che ho visto proprio ricordato, quello delle aree ASI, che nel testo che abbiamo avuto nel preliminare si è detto potrebbero trasformarsi in aquila. Ma chi lo fa questo processo? Cioè dove sta? Allora questi sarebbero elementi di una discussione, di un forum per dire noi tutti quanti convergiamo sull'idea che questi consorzi ASI, tra l'altro ho detto pure stranamente, tranne quello di Giuliano, perché l'area ASI di Giuliano è tutta piena di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, stir, impianti di compostaggio e quant'altro. Allora non si hanno capito nemmeno perché sia stata tolta quest'area di Giuliano, non c'è una motivazione, tranne quella di Giuliano. Ma detto questo, tutte le aree ASI le vogliamo trasformare in aquila. Sappiamo che la regione non ha fatto una legge, a differenza di tutte le altre regioni d'Italia, non ha fatto una legge per le aree produttive ecologicamente attrezzate. E quindi questo sarebbe un pungolo che noi potremmo portare avanti come forum. Allora io in un forum voglio fare questo, voglio parlare di che cosa devono fare le aree industriali, come devo limitare lo sviluppo costiero a favore di quello interno, come devo creare non solo attraverso i corridoi ecologici, ma attraverso proprio forme di continuità e rapporti con le altre province della Campania, che invece sono decompresse. Voglio parlare di cui non mi basta la ciclabilità o il trasporto pubblico, che sono cose giustissime che condivido. Devo parlare delle politiche urbane, come faccio a garantire le case a chi non ce le ha e smetterla con l'abusivismo edilizio? Questi sono i temi su cui io mi devo interrogare. Allora ditemi voi qual è la sede opportuna per farlo. Non è certo una sede come quella di oggi e non credo che possa essere quella dei 5 tavoli. E se è solo quella digitale, cioè io scrivo e qualcuno che non so chi sia mi risponde, anche quella non va bene, perché quello non è un forum, è un rapporto diretto quanto altro. Basta. Allora, queste sono le considerazioni e gradirei avere una risposta. Questo, non so se ci sono altre osservazioni, poi magari possiamo raccogliere. Vediamo la parola. Volevo fare una domanda così, appunto, proprio come metodologia generale, perché siccome anche io è la seconda volta che vengo qui in attesa che venga approvata la nostra partecipazione al forum e così anche altre associazioni, e siccome appunto poi ci dedichiamo anche ad altre attività, vorrei capire se è possibile abbassare questo quorum secondo il quale noi poi possiamo approvare, insomma avere la nostra partecipazione approvata, perché nel momento stesso in cui io devo venire qui nella speranza che anche altri siano convinti a partecipare e a darci questo permesso, penso che veramente non ne verremo fuori. E poi appunto condivido quello che dice l'architetto Savarese dell'ambiente, perché effettivamente noi siamo abituati a, insomma, la nostra storia di ambientalisti è sempre stata questa, cioè di avere, di costruire dei luoghi anche interassociativi nei quali noi colloquiamo, nei quali ci sono delle azioni comuni e di rapportarci nella giusta maniera alle istituzioni. Però effettivamente se questo dialogo deve essere così, insomma, dall'alto verso il basso, ci troviamo in difficoltà. Quindi effettivamente sperimentare qualche altro tipo di metodo partecipativo, proprio costruire magari insieme questo processo sarebbe molto importante. Chi chiede la parola? Bene. Salve, io sono Terzini, sono della Linea, poi magari ci potremmo anche apporti, ci visto che stiamo vedendo che ancora sono energie ambientali.
fondamentale. Quindi, diciamo, segnaliamo questa mancanza anche perché è una mancanza che va ragionata, no? Nel dialogo che si enuncia con la regione, nella determinazione delle aree più idonee a insediare queste fonti rinnovabili, perché non dimentichiamo che c'è una programmazione regionale da fare su questo, potrebbe vedere le cose da un livello macro e poi lasciare nel limbo delle definizioni più micro o più locali su delle aree importanti che devono, possono essere utili alla rigenerazione urbana, al recupero del verde. Quindi c'è un discorso da costruire che va a braccetto una pianificazione energetica, a una localizzazione delle fonti rinnovabili che oggi è completamente assente, un aspetto che magari va esaltato. E poi certo, questo poi si diverte sulla qualità dell'aria, sulla possibilità di avere un controllo sulla qualità dell'aria, perché tutte le azioni che noi mettiamo, che noi lasciamo lontanamente in campo anche per la salute dei cittadini va in qualche modo monitorata, cioè se le nostre misure sono quelle giuste dobbiamo avere un feedback a livello cittadino che queste azioni siano efficaci e questo si va con un monitoraggio a alta risoluzione della qualità dell'aria. E poi aggiungo sul livello delle fonti rinnovabili e mi riferisco al solare, in un'area così iper urbanizzata è chiaro che ci sono strumenti idonei anche a localizzare e a trovare le coperture utili alla localizzazione del solare, strumenti come il catasto solare potrebbe essere una cosa che aiuta molto anche nella individuazione delle coperture private o pubbliche. Grazie. E ti do la parola? No. Non ci sono altri interventi? No. La parola di Diego viene per la visitazione. Sì, voglio tranquillizzare tutti, cioè quello che oggi noi stiamo discutendo non è il piano territoriale della sua ultima, diciamo, fase, ma siamo in una fase assolutamente preliminare, cioè per cui le osservazioni che compie il forum in questa fase compirà, forse sarà forse una mia mancanza, ma pensavo di avere questo, noi dobbiamo, c'è il problema della comunicazione, e quindi del confronto, ribadisco, è essenziale per il piano territoriale, ma noi non lo farò, il piano territoriale che non ha del confronto attraverso il forum e attraverso le volte le associazioni, capite? E quant'altro. Quindi questo è diciamo, un paradigma sul quale io non voglio neanche criticare, perché mi sembra di essere stato chiaro. Quindi un dato oggettivo. Quello che ho recepito in questo momento è che ci sono attualmente delle cose non da perfezionare, ma da mettere sul tavolo. Ma è ovvio che io ritengo che le cose che tu stai dicendo da mettere sul tavolo sono dei contributi essenziali. Noi ci impegniamo per avere questi contributi, perché se ci sono delle mancanze, ci saranno certamente le mancanze del futuro, le dovete esprimere perché noi possiamo dare delle opportune correzioni o migliorare gli indirizzi. Questo io vi sto chiedendo, altrimenti sarebbe stato sarebbe un confronto, non c'è neanche il confronto, non è quello che io e noi come città metropolitana intendiamo fare con questo forum. I contributi vostri devono venire, anzi invito chi diciamo, ha fatto i contributi di implementarlo, chi non ha fatto in questa non ha fatto in questa sede i contributi di implementarlo anche per iscritto, perché noi li dobbiamo avere
a nostro, diciamo, supporto quello che sono le vostre idee. Quindi, insomma, questo volevo dirvi per tranquillizzare tutta la platea. Quindi non scusate, solo un secondo. Sono Giulia Maravilla della cooperativa
SOSA e ci occuperemo della facilitazione dei 5 eventi territoriali che sono stati presentati in precedenza. Appunto, al di là ovviamente dei momenti del forum, abbiamo previsto nell'ambito del percorso partecipativo per il PTM l'organizzazione di questi momenti di ispirazione e confronto, aperti ovviamente ai soggetti che fanno parte del forum, ma più in generale a tutta la comunità, quindi diciamo saranno incontri per i quali si chiede un'iscrizione, diciamo, per avere contezza dei numeri, ma sono assolutamente incontri pubblici che si svolgeranno per quanto riguarda il nostro ufficio e il nostro supporto. Va bene, ringrazio.